Elettori, inquilini, coinquilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo. Forza Milan, l'unico partito che ci interessa. Amici di Milan.soccer, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan, oggi Finestra Milan, l'appuntamento quotidiano con i rossoneri. Eh beh, oggi è una giornata un po' particolare perché oggi si vota e noi abbiamo deciso chi votare. L'unico partito che ci interessa, l'unico movimento che ci interessa è quello rossonero, per cui ricordiamoci che oggi è un giorno importante, soprattutto perché le notizie che arrivano sono speciali e adesso ne parliamo. Prima di iniziare vi chiedo di mettere un like a questo video, di iscrivervi numerosi al canale, perché più ne siamo più contiamo e stiamo aumentando. A noi però ci piace così, ci piace poterci svegliare pensando al Milan, così come ci siamo addormentati pensando al Milan. Dunque ricordiamoci che è tempo di ritornare concentrati sul campionato. Allora, situazione per quanto riguarda gli infortunati e poi arriviamo ad una buona notizia, perché abbiamo bisogno delle buone notizie. Stanno girando troppe notiziucole che non ci piacciono. È chiaro che oggi la National League non ci ha aiutato, non ci ha aiutato affatto, perché questa non coppa, questa coppetta, questo inutile trofeo messo tra tanti impegni ha portato sfiga al Milan, diciamoci la verità. Magnan, Tonali, Rebic, vabbè Rebic non c'entra, ma Magnan, Tonali sicuramente poteva essere evitata questa cosa. Comunque, Rebic, Kier, altra notizia, problema alla caviglia per Kier, ma sembra una maledizione, io non riesco davvero a capire, perché prima me la prendevo con Milan Lab, poi me la sono presa con i preparatori atletici, poi il sogno di avere con noi un preparatore atletico che sta facendo la fortuna di tutti i club d'Europa, perché noi andiamo sempre dietro al calciatore, però non andiamo mai dietro a quei preparatori o a quei tecnici che potrebbero dare il valore aggiunto. È chiaro che questo bisogna cercare di capire anche in casa nostra quali sono i problemi. Però questa volta, se prendete Magnan, se prendete Tonali, se prendete Kier, cioè non c'entra niente Milan Lab. Ora qualcuno mi ha voluto dire, sì, ma se non fai una preparazione adeguata, se non fai poi magari al primo impegno ci può essere una contrattura, un problema muscolare, non lo so, io non sono né medico né sono un tecnico, io sono uno che vede e che sta aspettando il ritorno della Serie A all'Empoli e adesso parleremo anche della lista Champions, perché Magnan, che è un po' più importante l'infortunio di quanto non si pensasse, deve essere tolto dalla lista Champions, per cui il Milan diciamo che rivoluziona la Champions, rivoluziona e cambia modello. Perché le cambia modello? Perché comunque devi portare Tatarusanu e paradossalmente può giocare poi 30 giorni è esattamente il tempo per poter poi reinserire il giocatore nella lista, per cui può capitare che nel frattempo Magnan ritorni, per cui in Champions gioca Tatarusanu e in Serie A gioca Magnan. Questo è un paradosso, cioè io nel momento in cui pago un giocatore 5, 4, 6, 7 milioni, cioè ho bisogno di potermi muovere all'interno di uno spazio un margine un po' più ampio, non è possibile pensare a qualcosa di questo tipo. Però lasciamo perdere intanto questo aspetto, torniamo alla questione relativa agli infortunati del Milan. Ci sono però buone notizie che arrivano anche diciamo dal versante non giocatori che si stanno impegnando,
che sono impegnati ma che evidentemente sono del Milan. E questo è Lazetic. Lazetic ancora in gol con la Serbia, per cui stiamo a guardare bene questo giocatore, perché così come quando l'abbiamo comprato si diceva un grandissimo bene, poi l'abbiamo accantonato facendolo arrivare a far... facendogli fare delle esperienze con la primavera. Adesso che cosa succede? Adesso succede che questo giocatore sta esplodendo. Quindi, una delle motivazioni per cui Maldini e Massara non hanno fretta nell'acquisto di un calciatore, certo, Giroud sta facendo benissimo, Origi ci si aspettava che potesse in qualche modo non essere così fragile, anche se sta rientrando, eh. Gli è stato dato qualche giorno in più, ma sta rientrando. È proprio perché Massara e Maldini, che di calcio ne capiscono e che comunque sanno apprezzare e valorizzare i giovani, insomma, è inutile fare i soliti nomi, Leao, Theo Hernandez, eccetera, beh, loro credono che questo giocatore, che diciamo così è arrivato dalla Stella Rossa lo scorso gennaio, possa diventare un attaccante. Insomma, il modello è un po' alla Vlahovic, per capirci, oddio, Vlahovic Fiorentina, non Vlahovic Juventus. Quindi oggettivamente se continua così come sta facendo, potrebbe essere molto interessante, e l'acquisto ce l'abbiamo, il nuovo acquisto ce l'abbiamo in casa. E poi mi interessa capire il capitano dell'Under 21 del Belgio, Vranckx, che in questo momento di cui si dice un gran bene, come si dice un gran bene di Adli, e quindi in qualche modo mi piacerebbe vederli all'azione. Ora, si fa di necessità virtù, si può fare di necessità virtù, perché nel momento in cui ti mancano certi giocatori, anche se non hanno ancora il rodaggio, anche se come giustamente pensa Pioli, non puoi buttarli nella mischia, ma debbono entrare gradualmente, beh, se devi fare di necessità virtù, vediamo se questi giocatori che tu hai acquistato poi possano essere, tra virgolette, all'altezza della situazione. Quindi, qual è la buona notizia? La buona notizia è che alcuni giocatori che sono oggi nel Milan, e questa mattina io parlo prevalentemente di Lazetic, stanno esplodendo. Quindi mettiamoli a disposizione del mister Pioli e non cerchiamo sempre necessariamente giocatori, non giocatori attaccanti all'esterno, quanto quando ce l'hai abbiamo decisamente anche in casa. Bene, dunque, come detto, oggi è Votantonio, italiani, elettori, inquilini, coinquilini, casigliani. andiamo a votare per il Milan. Baci da finestra Milan. Ciao!